Bene, cominciamo oggi la parte relativa al campo magnetico e al magnetismo. Al solito queste sono le sorgenti delle immagini, delle simulazioni che userò. E i primi scritti, le prime testimonianze della proprietà magnetica di alcuni minerali sono, già per esempio Talete parlava delle proprietà delle pietre trovate in una località che si chiama Magnesia, in Grecia, da cui il nome magnetismo, oppure altri, come Plinio, che è uno storico romano dell'epoca imperiale, attribuisce il nome magnete al nome di una persona che ha scoperto casualmente le proprietà di questa pietra. Ma insomma, indipendentemente dall'origine, se ne parla già appunto dal IV-V secolo a.C. Le interpretazioni antiche di questo fenomeno sono le più variegate. Il primo studio, diciamo così, sistematico del magnetismo è del XIII secolo e a Pietro Pellegrino di Maricura, a cui si attribuisce, sono dovuti la distinzione tra polo nord e polo sud del campo magnetico. È difficile isolare processi che non contengano in qualche maniera gli effetti magnetici. Ne siamo completamente immersi. Uno ce l'avete in tasca sicuramente, io ce l'ho qui davanti. Il magnetismo interviene in una classe vastissima di fenomeni, per cui è un processo fisico estremamente importante da studiare con cura. Il magnetismo naturale è quello appunto relativo alle proprietà di alcuni minerali, come la magnetite, di attirare pezzi di metallo, pezzi di ferro, pezzi di rame e via dicendo. Una delle proprietà con cui questo si manifesta è, anche con la quale abbiamo a che fare probabilmente più spesso, è il magnetismo dovuto all'intero pianeta, cioè il magnetismo terrestre. E qui avete una semplificazione della situazione. Qui di solito l'avete visto sicuramente in tante figure. Si rappresenta il magnetismo terrestre come, vediamo, si dice, ecco il puntatore, come se fosse dovuto a un'enorme calamita all'interno della Terra. Questa è una sovrasemplificazione. In realtà le cose non vanno così. Cioè è come se ci fosse una calamita grande dentro la Terra, ma in realtà perché non può esserci una calamita? Perché l'interno della Terra è fatto di roccia fusa, quindi non può esserci un solido tipo la calamita normale che abbiamo sulla cosa, perché essendo ad alta temperatura questo non rimarrebbe stabile, si fonderebbe subito. L'origine del magnetismo terrestre probabilmente è dovuto a moti convettivi di roccia con una grossa componente di materiale ionizzato. Comunque, al di là di questo, esiste questo campo magnetico nella struttura della Terra, e a questo dobbiamo l'esistenza stessa della vita, per esempio. Il campo magnetico terrestre funge da scudo a tutta una serie di radiazioni, per cui in sua assenza la vita sulla Terra sarebbe molto molto diversa da quella che è adesso. Tra un attimo vediamo il perché. Una cosa importante, che vedremo anche tra breve, è il fatto che il campo magnetico terrestre non è costante nella vita geologica della Terra, ma cambia. I geologi dicono che più o meno hanno rilevato dalla formazione della Terra circa una ventina di inversioni della polarità. E questo lo si registra nel paleomagnetismo terrestre, per esempio. Gli speleologi, quando vanno a fare degli esami della struttura delle rocce di epoca antica, vedono allineamenti, cioè i cristalli di quella roccia sono allineati in modo diverso. E quando la roccia, tipicamente la roccia lavica, che prima era fusa, poi si solidifica, solidificandosi, i cristalli che la compongono tendono ad allinearsi parallelamente al campo magnetico della Terra in quell'epoca. E in epoche diverse sono visti allineamenti diversi, quindi testimonia un'evoluzione proprio geologica in ere dall'inizio della formazione della Terra che hanno cambiato polarità.
rispetto ai geologi ne affermano circa una ventina di inversioni. Attualmente c'è un buon allineamento, ma non è perfetto, tra l'asse magnetico e l'asse polare, cioè il polo nord geografico, non coincide col polo magnetico. C'è un discostamento di circa una decina di gradi, grosso modo, non è molto, ma c'è, questo si chiama declinazione magnetica. E questo alle bussole in prossimità del polo nord ovviamente può comportare diverse indicazioni, perché il polo nord è diverso dal polo nord geografico, è diverso da quello magnetico. Un'altra cosa, normalmente avete già sentito sicuramente nei corsi di scienze, anche nelle scuole precedenti, che il polo nord della, l'ago nord della bussola punta verso il nord geografico. Per questa ragione, dato che poli opposti si attraggono, è chiaro che il nord geografico coincide con il sud magnetico, non con il nord magnetico, ovviamente, no? Perché il polo sud attira l'ago, la polarità nord dell'ago e viceversa, e quindi se il l'ago della mia bussola punta verso il nord geografico, vuol dire che nel nord geografico si trova il polo sud magnetico, altrimenti non sarebbe possibile, altrimenti vorrebbe dire che poli dello stesso tipo si attraggono, invece in realtà è il contrario. Questo come faccio a dedurre questo? Beh, è sufficiente prendere due bussole diverse, vedere che si orientano tutte e due parallelamente al campo magnetico terrestre e poi verificare che tra di loro, se io avvicino il polo nord, il polo, diciamo così, verso il nord geografico, ecco, di una bussola all'altra, questi due si respingono. Quindi stessi poli, polarità analoghe, si respingono polarità opposte o diverse, se preferite, si attraggono. Diversamente dalle cariche elettriche, dove abbiamo adottato i segni più e meno, per il magnetismo permangono queste diciture nord e sud. Si preferisce usare queste piuttosto che un segno di tipo algebrico. Okay? Un'altra caratteristica che distingue l'interazione magnetica da quella elettrica è il fatto che mentre è possibile trovare dei dipoli di tipo elettrico, cioè delle strutture dove ho presente un eccesso di carica positiva da una parte e di negativa dall'altra, quindi formano un dipolo, che può essere separato, cioè separo le cariche positive e negative, posso considerarle da sole. Questo non lo posso fare con i magneti. Cioè se io prendo una calamita e la taglio a metà, non ottengo una metà solo sud e una metà solo nord, ma ottengo due nuove calamitine un po' più piccole, entrambe con entrambi i poli. Cioè non è possibile isolare il polo nord e il polo sud. Questo ha importanti conseguenze che vedremo più avanti a livello di equazioni fondamentali di questo tipo di campo. È impossibile, domanda, è impossibile che ci sia una polarità magnetica isolata? Risposta, in realtà no. La teoria non lo vieta, cioè le leggi fondamentali della fisica che conosciamo rendono questa cosa possibile. Il primo che ne parla, per esempio, lo mette nella sua tesi, è Dirac nel 31, dove il monopolo magnetico, ecco, è concepito come un'anomalia nella struttura dello spazio-tempo, che è possibile che esista, però sperimentalmente finora non è mai stato osservato o isolato sperimentalmente. Okay, quindi il monopolo, anche a livello microscopico, comunque il magnetismo presenta sempre questa coppia di polarità. Un modo per esplorare la struttura geometrica del campo magnetico, come già si era fatto per il campo elettrico, è quello di visualizzarne le linee di campo. Qui nella immagine a sinistra, questa è una foto, vedete c'è un foglio di carta sotto il quale è stata appoggiata una calamita e sopra questo foglio è stata dispersa, sparpagliata, della limatura di ferro, della limatura che ha forma di piccoli aghi. Questi vedete che assumono una struttura piuttosto regolare, fatta a forma di ellissoide, che si concentra ai capi della calamita, ma traccia queste linee che tracciano e individuano le linee di forza del campo magnetico. Analogamente possiamo immaginare di esplorare la struttura delle linee di campo utilizzando dei piccoli magneti, delle piccole bussole. E immaginate di tracciare delle linee che siano in ogni punto tangenti all'asse nord-sud di ogni singola bussolina. Questo
In questo modo possiamo realizzare una visualizzazione del campo magnetico. Qui c'è una simulazione del theta che avevo registrato a suo tempo, in cui si può fare, immagine di fare questo lavoro. Qui abbiamo il magnete permanente, il magnetone grande, qui una bussola con cui se la sposto vedete che l'ago ruota. Il rosso corrisponde al nord, il bianco al sud. Vedete che il bianco si dispone sempre verso il polo rosso, ovviamente. E così immagino di mappare la struttura geometrica del campo magnetico. Ah, una cosa importante, perché affermiamo che esiste un campo di forza? Perché parliamo di campo magnetico? Perché magneti diversi interagiscono a distanza. Sono un po' come le cariche, no? Anche le cariche elettriche o le masse. Siccome masse diverse nell'universo si attraggono l'una con l'altra, quindi interagiscono a distanza, un modo per superare l'idea di azione a distanza è proprio quella di introdurre l'idea di campo. Quindi quando ho oggetti o enti che hanno caratteristiche fisiche che gli consentono di interagire a distanza, a questa interazione si associa sempre un campo di forza. In particolare, abbiamo visto il campo elettrico, qui stiamo vedendo quello magnetico. Come facciamo a mapparlo, cioè averne un'idea della sua geometria? Un modo è esplorare la struttura utilizzando dei magneti di prova, come questa piccola bussola. Qui si può anche visualizzare, la simulazione ce lo consente di visualizzare quello che avremo con un numero molto elevato di bussole poste regolarmente. Immaginate, ecco, di tracciare delle linee tangenti in ogni punto a ciascuna di queste bussole, all'asse nord-sud, e abbiamo un'idea di come è fatta la struttura del campo magnetico. In realtà ci sono buoni motivi per ritenere il fatto che il campo magnetico continua anche all'interno del magnete stesso. Qui non lo vediamo, ma c'è. Qui c'è l'esempio anche del campo magnetico terrestre. Vedete che il polo sud è verso l'alto, verso il polo nord geografico, il polo nord è al sud geografico, per ovvi motivi appena detti. Ok? Questo è un modo, anche in questo caso, le linee di campo ci aiutano a farci un'idea grafica di come va il campo magnetico. Quindi avete un esempio, come abbiamo visto, utilizzando appunto dei magnetini di prova si possono andare a visualizzare, a tracciare delle linee immaginarie che hanno questa caratteristica. In ogni punto sono parallele o tangenti, se preferite, all'asse nord-sud che avrebbe un magnete di prova, una bussola posta in quella posizione. E inoltre continuano all'interno del magnete che le produce, del magnete permanente che le produce. Qui già una prima caratteristica fondamentale del campo magnetico. Se, come in questo caso, riusciamo a visualizzare l'intera linea di forza, vedete che molto diversamente da le cariche del campo elettrico, mentre se ho una carica isolata, vi ricordate la struttura del campo elettrico? Una carica isolata era fatta di semi rete uscenti dalla carica. Qui, non avendo la possibilità di isolare un monopolo magnetico, essendo sempre il polo nord e il polo sud associati, le linee di forza in realtà escono dal polo nord, entrano nel polo sud all'esterno del magnete, all'interno fanno il percorso inverso, per cui sono comunque percorsi chiusi. Le linee di campo magnetico hanno questa caratteristica che in realtà è generale, questo è fondamentale e segna una grossissima differenza rispetto al campo elettrico. Mentre il campo elettrico in generale è fatto di linee che possono essere aperte, cioè hanno l'origine nelle cariche positive e chiudono in quelle negative, cioè sono uscenti da quelle positive e entranti in quelle negative, il campo magnetico, non avendo monopoli isolati, quindi essendo sempre dato dalla coppia nord-sud, ha linee di campo in generale che sono delle linee chiuse, che non hanno una sorgente e una fine. E questo sarà formalizzato in una delle quattro equazioni fondamentali del campo magnetico e del campo elettrico, che però vedremo un pochino più avanti. Altra cosa fondamentale su cui torneremo è che, oltre all'avere la possibilità di produrre campo magnetico utilizzando un magnete naturale, una calamita per esempio, lo posso fare anche utilizzando un elettromagnete. Cioè posso produrre, qui avete un avvolgimento, se in questo avvolgimento passa della corrente elettrica, anche questo filo percorso da correnti, in questo
configurazione particolare, produce un campo del tutto analogo a quello che avrei se al suo posto ci fosse una calamita. E qui è abbastanza evidente il fatto che anche all'interno di questo avvolgimento ci sono linee di campo, che sono appunto dei percorsi chiusi. In questo caso parlo di elettrocalamita o, se preferite, elettromagnete. Ok? Questo è un legame importante tra i due tipi di campo. I due tipi di campo, elettrico e magnetico, non sono indipendenti. E realizzare questo è stato un grosso passo avanti nella comprensione dell'interazione elettrica e magnetica. Ok? Qui avete un altro esempio di configurazione possibile delle linee di campo magnetico. Qui abbiamo un unico magnete, dove all'esterno del magnete le linee di campo escono dal polo nord, entrano nel polo sud, ricordano un po' un dipolo elettrico, dove il nord corrisponde alla carica positiva e il sud alla carica negativa. Dalla carica negativa escono le linee di campo, dalla sud sì, entrano, mentre all'interno del magnete avviene il contrario, le linee entrano nella zona del polo nord e escono dal sud. Quindi sono comunque percorsi chiusi, come dicevamo prima. Qui ho il campo magnetico di due poli opposti e affacciati, c'è anche qui una struttura di tipo ellissoidale, e qui ho due poli dello stesso segno, della stessa polarità, che si fronteggiano e quindi le linee di campo si respingono, si allontanano l'una dall'altra. Punto nodale da cui cominciare l'analisi quantitativa del campo magnetico è la sua relazione. Prima abbiamo visto l'interazione magnete-magnete. In realtà il campo magnetico interagisce anche con le cariche elettriche. E l'interazione con le cariche elettriche è legata al fatto che qui avete questo pallino rosso, rappresenta una carica. Una carica che si muova all'interno di un campo magnetico, qui c'è un campo magnetico quasi omogeneo che va da nord a sud, quindi da destra a sinistra, cioè da sinistra a destra, scusate. In queste condizioni, se la carica, ripeto, è in moto, subisce una forza che in assenza del campo magnetico non subirebbe. Ok? Questo tipo di forza ha questa espressione. Di fatto si trova che se il campo magnetico è diretto da sinistra a destra, come in questo caso. La velocità è da sopra verso sotto, in questo caso dall'alto verso il basso, immaginando questo come un piano verticale. Allora la forza è diretta nel verso uscente dalla pagina, cioè la carica subisce una deviazione, una forza diretta in un piano perpendicolare sia alla velocità della particella che al campo. È diretta secondo il piano la retta perpendicolare a questo piano, per cui si possiamo formalizzare questa interazione utilizzando questa legge, dove la forza che agisce sulla carica in moto, ripeto, è proporzionale alla carica stessa, quindi col suo segno, e attenzione al prodotto vettoriale tra il vettore velocità e il vettore campo magnetico. Quindi l'intensità della forza, eliminando i vettori, è QVB, valore della carica, intensità della velocità, intensità del campo, per il seno dell'angolo tra velocità e campo magnetico. Attenzione a una caratteristica molto importante che distingue anche qui radicalmente la forza dovuta al campo elettrico, che agisce su una carica, e la forza dovuta al campo magnetico. Per il campo elettrico, il fatto che la carica sia in moto o sia ferma non ha alcuna importanza, la forza è la stessa. Per l'interazione magnetica, cioè per come interagisce il campo con la carica, la velocità gioca un ruolo fondamentale. Cioè, se la carica fosse ferma, il campo magnetico non le fa né caldo né freddo, la lascia indifferente. L'interazione magnetica, la forza magnetica, si manifesta quando la carica si muove. È una forza che dipende dalla velocità, è una forza piuttosto particolare. Questo vedremo più avanti che ha importanti conseguenze. Come calcolo il prodotto vettoriale? Questo l'avete sicuramente già visto. Se faccio il prodotto vettoriale tra questo vettorino verde che rappresenta la velocità e il vettore blu che rappresenta il campo, allora il vettore risultante, il vettore forza,
è un vettore che sta su una direzione perpendicolare al piano definito da V e B. Quindi in generale, se faccio il prodotto vettoriale tra due vettori, il primo vettore e il secondo vettore definiscono un piano. Ok? Il risultato del prodotto è un terzo vettore, in questo caso F, che sta su una retta perpendicolare al piano definito dai fattori V e B. Per definire la direzione, cioè il verso, scusate, si usa la regola della mano destra, cioè si mettono le dita della mano destra lungo il primo vettore, in questo caso quindi lungo la velocità. Poi si ruotano le dita verso il secondo vettore e il pollice dà il verso della forza. In questo caso se vado da B, da V a B, la forza va verso l'alto. Il prodotto vettoriale ha questa particolare proprietà che è anticommutativo, cioè V vettor B verso l'alto, se facessi B vettor B è verso il basso. Quindi scambiando l'ordine dei fattori, il risultato cambia diverso di segno, è anticommutativo, attenzione. Ok? Quindi non è indifferente scrivere V vettor B oppure B vettor V. Questo lo sottolineo perché uno ha sempre in mente che il prodotto sia commutativo. In realtà no, il prodotto vettoriale non lo è. Non è sufficiente ricordarsi quali sono i fattori, bisogna ricordarsi anche l'ordine. Prima viene la velocità e dopo il campo magnetico per la carica. Possiamo usare questa che prende il nome di forza di Lorentz per definire le unità di misura del campo magnetico, che qui viene introdotto quantitativamente per la prima volta. Quindi se la forza la misuriamo in newton, la carica in coulomb e la velocità in metri al secondo, il campo magnetico prende l'unità di misura di Tesla, dall'inventore serbo che è stato un grosso nome della ricerca in elettromagnetismo. Quindi un Tesla corrisponde a una forza di un newton che agisca su una carica di un coulomb che si muove di un metro al secondo. Normalmente la parte coulomb e secondi vengono messi insieme e coulomb fratto secondi di solito lo sostituisce con ampere. In realtà un tesla corrisponde a un newton diviso a un ampere e un metro. Ok? Il tesla Un campo magnetico di un Tesla è molto intenso, è molto grande. Di solito si usa un suo sottomultiplo che è il Gauss. L'unità di misura del Gauss, che è nel sistema CGS, è un decimillesimo di Tesla, 10 alla meno 4. Qui ci sono altri esempi su come si calcola il vettore prodotto vettoriale tra V e B. Qui avete V, per esempio, lungo l'asse delle X, il campo B lungo l'asse Z, e se immaginate di fare V lungo l'asse dell'X ruotato verso Y, avete che la forza va lungo l'asse delle Y ma in verso opposto, è diretta come meno Y. Qui invece se avete V che va come meno Y, B che va come più Z, V vettor V va come meno X, cioè dalla direzione verso opposto dell'asse delle X, e così via. Ok? Bene, torniamo alla forza di Lorentz, anzi, torniamo un attimo indietro. Ecco. Qui ho una forza, la forza dovuta al campo magnetico, che ha questa struttura, ripeto, che ha questa particolarità, è sempre perpendicolare al vettore velocità, in quanto prodotto vettoriale. Ok? Ma una forza sempre perpendicolare alla velocità, ok? Ha un parente stretto che avete già visto sicuramente nel corso di meccanica. Una forza che si comporta in questo modo è una forza centripeta. Quando ho un moto circolare, facciamo l'esempio classico del sasso legato alla fune che è fatto girare, la traiettoria circolare. La forza centripeta data dalla tensione della fune è sempre diretta verso il centro della rotazione ed è perpendicolare, essendo diretta lungo il raggio, è perpendicolare in ogni punto alla traiettoria, che è una circonferenza. Questa caratteristica
è posseduta anche dalla forza di Lorentz, perché indipendentemente da V, V ed F sono perpendicolari. Quindi se su una particella in moto agisce una forza di tipo magnetico, questa forza è una forza che si comporta come una forza centripeta, in particolare in una regione in cui ad esempio B sia omogeneo. Questo cosa fa sì che se una particella si muove in un campo magnetico omogeneo, la sua traiettoria sarà una circonferenza o qualcosa di molto simile a una circonferenza. Adesso vediamo il perché. Quindi se interpreto la forza di Lorentz immaginando che V sia tutta perpendicolare a B, quindi seno di alfa fa 1, la interpreto come una forza centripeta, l'accelerazione è V quadro su R, R raggio della circonferenza, ho un modo semplice per ricavare da questa eguaglianza il valore del raggio di quella circonferenza. Quindi se una particella di carica Q e massa m, che si muove di velocità v in un campo magnetico B, questa descrive un moto circolare proprio perché la forza magnetica si comporta, ripeto, come forza centripeta, e il raggio della circonferenza è proporzionale alla quantità di moto della particella m per v, diviso la carica per il campo magnetico. Se poi usiamo anche il fatto che si tratta di un moto, un'altra caratteristica, scusate, torno un attimo indietro, del moto circolare dovuto alla forza centripeta è il fatto che la velocità con cui la particella percorre la traiettoria circolare è sempre costante. La forza centripeta non altera l'intensità della velocità, ne altera la direzione, ma non il numero di metri al secondo. Quindi la forza magnetica che agisca su una particella carica in moto in un campo, questa forza altera la direzione della velocità, ma non il valore della velocità, se il campo è uniforme, d'accordo? Per cui si tratta di un moto circolare uniforme. La relazione tra la velocità con cui viene percorsa la circonferenza e le caratteristiche come il raggio e il periodo, T grande in questo caso è il periodo del moto circolare, possono essere inserite nella relazione di prima e troviamo che, cioè la velocità è 2π r su t, il periodo, cioè il tempo impiegato a percorrere un giro completo sotto l'azione della forza di Lorentz in campo magnetico è 2π per la massa della particella diviso sempre il prodotto carica per campo. E quindi se una particella entra in un campo magnetico omogeneo molto intenso, percorrerà una traiettoria circolare stretta, piccolina, il raggio sarà piccolo e molto rapidamente il periodo anche è piccolo. Ok? Mentre la velocità non viene cambiata. Qui ne avete un esempio. Immaginate di avere una particella carica che percorre, che entra in questa zona di campo. Qui il campo magnetico, essendo questa crocetta indica il campo magnetico entrante nel foglio. Ok? La velocità è in questo punto, per esempio, diretta verso destra, la carica è negativa. Se faccio il prodotto vettoriale velocità per il campo, che è entrante nel foglio, ottengo una forza verso l'alto, ma siccome la carica è negativa, la forza è verso il basso. E ottengo questa come forza. Se questo lo riproduciamo nei diversi punti, qui essendo forza perpendicolare alla velocità, la particella non fa altro che esprimere, che seguire questo moto circolare all'interno di questo campo, la cui forma della traiettoria con la circonferenza ha un raggio, come abbiamo visto prima, legato alla massa della particella, a quanto velocemente si muove, diviso la carica e diviso il campo. Quindi più la particella è massiccia, per dire, più il raggio è grande, più è veloce, più il raggio è grande. Più invece il campo è intenso, più il raggio è piccolo. Più la carica è intensa, più il raggio è piccolo. Idem per il periodo. Ok? Che succede invece se la velocità della particella non è perpendicolare al campo magnetico? Cioè se ha una parte della velocità è parallela al campo, quindi c'è un angolo diverso. Allora, possiamo scomporre il vettore verde qui, velocità, in una parte perpendicolare al campo. Campo è questo qui, il vettore qui in blu, e in una parte parallela. Ora, delle due componenti,
la componente di velocità perpendicolare al campo e quella parallela al campo, l'unica che produce forza magnetica è quella perpendicolare, perché la parte parallela, se ho due vettori paralleli, il loro prodotto vettoriale è nullo, perché è nullo l'angolo tra i due vettori. Quindi il raggio della circonferenza sarà sensibile solo alla componente della velocità perpendicolare al campo magnetico. Ok? E solo su questa agisce il campo magnetico, cioè è di questa che il campo magnetico altera la direzione, mentre la parte legata alla componente parallela al campo rimane inalterata. Su questa velocità il campo non agisce. E quindi ho una composizione di due moti, uno circolare perpendicolarmente alla direzione del campo magnetico, e uno rettilineo uniforme lungo la direzione del campo magnetico. Quindi, se ho una particella carica che entra con una velocità non allineata al campo dentro una zona di campo, il suo moto sarà elicoidale. E il passo dell'elica sarà legato alla velocità parallela al campo e al periodo di rotazione attorno alla circonferenza. Quindi, il passo, cioè la distanza tra questo punto è quello della circonferenza immediatamente successiva, sarà il prodotto tra la V parallela, la componente di V parallela al campo, per il periodo del moto circolare. Quindi in generale un moto elicoidale. Se poi il campo magnetico cambia, cioè se non è omogeneo, se per esempio come in questo caso si intensifica, qui passando nella figura da sinistra verso destra, il campo diventa più intenso. Allora, se le linee di campo non sono più parallele a quella della velocità con cui la particella è entrata, abbiamo questa specie di infittimento della traiettoria e quindi la parte della velocità lungo il campo viene ridotta, per cui qui, diciamo così, ho una specie di specchio magnetico. E questa è la tecnica che si utilizza per confinare il plasma. Sapete, per esempio, che uno dei problemi più grossi per produrre energia a basso costo e specialmente non inquinante, che è la fusione nucleare, ha bisogno di avere del materiale ad altissima temperatura, milioni di gradi, il Sole funziona così, sono mediante la fusione nucleare, però ovviamente non esistono contenitori che possono mantenere questo plasma in una particolare regione dello spazio, perché qualsiasi cosa tocca viene fusa. Qualsiasi cosa tocchi un milione di gradi non ne rimane indenne. L'unico modo per mantenere il plasma in una regione confinata è proprio il confinamento magnetico, utilizzando un campo magnetico la cui intensità cambia abbastanza rapidamente con lo spazio, per fare proprio quello che si chiama una bottiglia, uno specchio magnetico, in modo tale che le particelle cariche non superano una determinata zona dello spazio. Si produce proprio questo effetto. Una cosa analoga, sempre conseguenza di come le particelle si comportano in campo magnetico, sono le aurore boreali. E poi per oggi mi chiudo qui. La struttura del campo magnetico terrestre, che si intensifica ai poli, e l'effetto della forza di Lorentz fa sì che quando vedete, questi raggi rossi sono le particelle ionizzate che vengono dal vento solare, arrivano sulla Terra, quindi sono normalmente particelle cariche, vengono catturate dal campo magnetico terrestre, spiraleggiano lungo le componenti del campo e si addensano nelle zone polari, nord e sud. Arrivando alle zone polari, dove l'effetto è più intenso, cosa fanno? Eccitano le particelle dell'alta atmosfera, le quali per disaccitazione producono effetti luminosi del tutto spettacolari, che noi chiamiamo le aurore boreali o australi. Questo è un effetto dell'esistenza del campo magnetico terrestre e di come il magnetismo, il campo magnetico, meglio interagisce con il moto delle particelle cariche. Boh, per oggi possiamo. Se ci sono domande, se no ci fermiamo qua.